Shadow of the Earth 3 sarà l'unico DLC di Elden Ring. E poi? Ciao a tutti e bentornati alle Souls News. Io come sempre sono Andrea e oggi parleremo dei finali multipli di Shadow of the Earth 3. Parleremo del fatto che Shadow of the Earth 3 sarà l'unico DLC di Elden Ring. Parleremo del braccio a grandezza naturale di Malenia, col quale fare... boh... quello che volete. Ah, e c'è l'aggiornamento di Lords of the Fallen. In una recente intervista di Miyazaki è venuto fuori che effettivamente Shadow of the Earth 3 sarà certamente l'unico DLC di Elden Ring, non ce ne sarà un secondo come tutti speravamo. Quindi di base una parte di noi sta morendo in questo momento. L'altra parte però capisce che From Software, come da stesse affermazioni di Miyazaki, sviluppa i titoli lasciandosi sempre una porta aperta sul finale o sull'inizio. Questa indiscrezione lascia un po' il tempo che trova, lo so, però effettivamente la pulce nell'orecchio te la mette. Stiamo parlando di un Elden Ring 2 che potrebbe essere un sequel o un prequel del gioco precedente? Sì, lo so anch'io che è una domanda fatta al vento, ma mi andava di farla. Qua bisogna fare proprio un discorso terra a terra. Se io fossi messo in un posto rilevante all'interno dell'organigramma di From Software, probabilmente direi: ehi, guardate che possiamo monetizzare molto di più facendo prima un secondo DLC, magari mettendo quella cosa che vi chiedo da un sacco di tempo, ovvero un'arena PvE, e poi ovviamente con la dovuta calma e un sacco di soldi in tasca rimettiamo mano a quello che è il discorso Elden Ring, magari facendo uscire un Elden Ring 2 o un altro Souls. Perché faccio questo ragionamento e perché parlo di calma? Ci sono voluti 2 anni per avere il primo DLC di Elden Ring, tra l'altro non sono 2 anni ma sono di più di 2 anni, comunque facciamo finta che sono 2 anni per ottenere il DLC di Elden Ring. Quanti anni ci potrebbero volere per avere un Elden Ring 2? Secondo me siamo nell'ordine dei 6-7 almeno. From Software si può permettere 6-7 anni di buco dove sviluppa e basta? Io sopravvivrò altri 6-7 anni? Le domande sono tante e le risposte possono essere soltanto 2, sì o no. E sinceramente mi viene da dire che alla prima domanda la risposta è no e alla seconda spererei di sì. Credo che di fatto a questo punto ci sia sfuggito qualcosa, qualche dettaglio nel mentre. From Software e Miyazaki hanno sempre detto che stanno lavorando anche ad altre cose. Quindi passando oltre al fatto che Shadow of the Earth 3 potrebbe essere l'unico DLC di Elden Ring e Elden Ring potrebbe finire qui, e From Software sta per far uscire qualcos'altro e dovrebbe arrivare nell'arco del prossimo anno barra 2 al massimo, quindi 2026. E indovina che cosa sarà? Le cronache di Peppa Pig. No, credo proprio che sarà un Souls-like. Ricordiamoci che stiamo parlando di From Software, hanno trasformato Armored Core in un Souls-like che, peraltro, per quanto si voglia dire che non è così, purtroppo determinate meccaniche sono riconducibili esattamente ai Souls-like. Se non ti piace questa realtà dei fatti, mi dispiace, ma non sarò io a cercare di convincerti, anzi, probabilmente eviterò anche di dirti che qua sotto in descrizione trovi il link per partecipare al nostro giveaway organizzato in collaborazione con Instant Gaming, dove, se sarai estratto, potrai scegliere un gioco qualsiasi del catalogo. Quindi ecco, non te lo meriti, no. Cioè, parliamone, io ho dato una facciata contro dei robottoni con un livello di sfida mai visto e una meccanica di gioco molto simile a un Souls, non posso dire altrimenti. Quindi in mezzo a tutto questo io non escluderei per niente la possibilità di vedere uscire un titolo completamente ex novo, qualcosa di inaspettato, la classica sorpresina. Perché un po' dopo tutti questi anni di attesa ce la meritiamo un po' la sorpresina, un gioco magari che non c'entra neanche niente con l'universo dei Dark Souls o di Elden Ring, un gioco distaccato che sia sempre un Souls-like, ma con qualcosa di diverso, tipo un remake di Bloodborne. Parliamo di interviste e parliamo sempre di Miyazaki. Questa volta ha parlato a Campfire Camp, un portale cinese, dichiarando che il DLC di Elden Ring non avrà un finale definito, quindi una volta terminato si tornerà al gioco principale e da lì al finale già descritto, già visto, quello che abbiamo già vissuto un po' tutti sostanzialmente, nelle sue varianti. Ma che cosa cambieranno per rendere il DLC unico? Cambieranno il percorso al suo interno, mettendo delle scelte che ci permetteranno di fare percorsi differenti.
Il succo del discorso è: se non ti posso complicare la vita dandoti finali diversi, quindi obbligandoti a giocare il gioco più volte, ti do anche delle evoluzioni interne alla storia che ti obbligano a rigiocare ancora più volte il gioco. Sinceramente appoggio la scelta, perché di fatto mi dai più profondità intanto al DLC, quindi avere una storia che ha diverse sfaccettature mi permette di assaporarla in maniera diversa a seconda di come gioco e che cosa scelgo di fare. Dall'altra parte mi vai a foraggiare tutto quel ramo di utenza che naviga nelle acque del completismo e quindi si andrà ad analizzare ogni singolo ramo possibile di quella storia per andarlo a vivere, capire e classificare sostanzialmente. Quindi mi aggiungi un sacco di ore di gioco, le persone sono contente e noi comunque abbiamo più materiale con cui giocare. Direi che tutto funziona, anche se effettivamente le scelte multiple e i vari rami per arrivare comunque al finale un po' mi spaventano. Cioè, se devo fare la conta, sono più le volte che questa cosa si è rivelata inutile, brutta e fallimentare che le volte che sono riusciti a fare effettivamente una cosa di questo genere bene. C'è però da calcolare che adesso stiamo parlando di una From Software completamente diversa dal passato, di conseguenza abbiamo molte più possibilità che le cose vadano storte. Ecco. Scherzo, ovviamente, spero che si capisca, non voglio assolutamente dire che From Software fa i lavori male, anzi sono curiosissimo di scoprire effettivamente come gestiranno la diramazione della storia. Ed è con questo video che Bandai Namco ci fa sapere che stanno producendo un braccio a grandezza naturale di Malenia. Si parla di 95 cm, un prodotto che sarà disponibile a dicembre 2024 e sarà prodotto soltanto in 3500 unità in tutto il mondo. È fatto in poliresina e costa uno sproposito. Infatti costerà 449,99€, che sono tantissimi, ma non è così tanto quanto mi sarei immaginato. Anzi, è molto al di sotto della cifra che io avrei buttato lì per un prodotto di questo genere. Ora non so come dire, ma prima l'elmo, ora il braccio, cioè in pratica ci stanno vendendo Malenia a pezzi. Mi sembra di fare la collezione stile esplorando il corpo umano. Costruisci la tua Malenia pezzo per pezzo, ogni settimana è in edicola. All'incredibile prezzo di un rene. È finalmente arrivata la versione 1.5 di Lords of the Fallen, Master of Fate, ed è veramente incredibile. Aggiunge un sacco di cose e risolve un casino di problemi. In ordine abbiamo miglioramenti significativi delle prestazioni, dell'ottimizzazione della stabilità generale, bilanciamento della difficoltà, riduzione della densità dei mob e nerf degli attacchi a distanza, bilanciamento del gioco PvP e PvE, miglioramenti nel multiplayer online, nuove serie di missioni tra cui la stagione della desolazione e la prova dei tre spiriti, nuovi set di armature e armi, aggiunte abilità segrete per le armi dei boss, miglioramenti negli scontri con i boss, rivisti con pattern di attacco differenti. Inoltre è stato inserito quel famosissimo menu con i modificatori, cioè quelli che tu vai ad applicare al mondo di gioco scegliendo determinate particolarità che poi si rifletteranno su tutto quello che andrai ad affrontare. Ora, devo essere sincero, era da un po' che non mettevo mano a Lords of the Fallen, ma dall'ultima volta che ho giocato il cambiamento si percepisce ed è molto bello. Il lavoro che stanno facendo è incredibile perché soprattutto non hanno abbandonato il gioco. Lo stanno portando avanti, stanno modificando, stanno mettendo pezze dove c'erano degli errori visibili che conosciamo tutti quanti e sono degli sviluppatori seri in questo caso. Stanno facendo di tutto per far fiorire effettivamente il gioco. Perché, come avrò già detto mille volte, da quando lo provai la prima volta ad oggi il cambiamento è drastico, potrei quasi dire che è un gioco differente. E meno male. E niente, siamo arrivati alla fine anche di queste Souls News, mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto che cosa ci farete con... Un grazie sentito e di cuore a tutti i nostri donatori e a tutti i nostri abbonati che ci permettono di creare contenuti sempre più belli. Grazie.